Incontrare Paolo Pellegrin e certamente incontrare un pezzo importante di storia della fotografia, uno dei più grandi fotografi viventi, e entrare dentro la sua fotografia non è cosa semplice, nel senso che l'infinità di riferimenti che ti tornano agli occhi, alla pancia, al cuore, impedisce davvero di ridurre in parole. Puoi solo guardare le sue fotografie, il suo sguardo su la foto degli esodi, la foto che è lì a rintracciare il momento esatto in cui cerchi di salvarti la vita, o in realtà proprio per quella scelta di andare via, di trovare un'altra strada, ci muori. Quando hai scelto di fotografare i migranti, se ti sei posto, tu che hai fotografato guerre, conflitti, con uno sguardo a volte antropologico, a volte quasi impressionistico, mi sento di dire, perché i migranti? Intanto perché non si poteva assolutamente non fare, nel senso è come dire, un tema di un'importanza e di una magnitudo, di una scala, insomma, talmente, così, talmente enorme, cioè che poi riguarda, diciamo, tutti noi, insomma, che io, come moltissimi altri, insomma, fotografi, videografi, scrittori, insomma, mi sono sentito in dovere, insomma, di cercare di rappresentare questa cosa, insomma, questo fenomeno. Hai sentito, per esempio, quando ti sei occupato di questo tema, anche su di te, il pregiudizio, la valutazione tipica, artisti, state con l'elite, lo fate per soldi? Sul campo, con Manchester Frontiere di fronte alle coste libiche e via discorrendo, no, mi ero anche molto rallegrato della risposta delle persone, cioè dove tutti, cioè, bene o male, cioè, di fronte a questo fenomeno, insomma, di dimensioni così gigantesche, cioè, davano una mano, insomma. Credo forse il contatto, cioè il contatto così con lo sguardo, col corpo, col fisico, cioè quindi quando queste persone, cioè, diventano persone perché ce l'hai di fronte, quando non, diciamo, manca forse, cioè, quel contatto diretto, ecco, allora forse diventa più facile, cioè, banalizzare, cioè, Come fotografo, ti è chiaro come il tuo lavoro sul campo ti ha mano a mano modificato? Una cosa di cui sono, credo, abbastanza certo a questo punto, è che nell'altro ci siamo noi. E io questo ce l'ho sempre avuto presente. Cioè, per me la fotografia comunque è sempre un tentativo di annullare, il più possibile azzerare, insomma, le distanze. Idealmente, insomma, vorrei essere una tela bianca, insomma, dove l'altro si specchia. Cioè, nel modo in cui noi trattiamo, cioè, questo fenomeno, queste persone, cioè, c'è il riflesso, cioè, così, della nostra, cioè, del nostro livello di civiltà. C'è di fondo, c'è di base, c'è un imperativo che chiamerei morale, cioè, così, di accoglienza. Non può non essere così. Insomma.